Ciao a tutti, oggi facciamo una ricetta deliziosa, trofie, gamberi, zucchine e zafferano. Iniziamo. Ok, per prima cosa facciamo la bisque, quindi olio in una pentolina, mettiamo due spicchietti d'aglio, li facciamo dorare leggermente. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, mettiamo le teste e le corazze dei gamberi e facciamo cuocere per circa 2 minuti. Ora mettiamo un po' di sale, mettiamo a fiamma alta e sfumiamo con il vino bianco. Ovviamente lasciamo a fiamma alta e facciamo evaporare un po'. Ora aggiungo qualche pomodorino, aggiungo l'acqua e faccio bollire per almeno 45 minuti. Bene, è passata un'ora circa, filtriamo la bisque, accendiamo la fiamma e teniamo qui da parte a bollire. Ora in padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva abbondante, aggiungiamo uno spicchio d'aglio e lo facciamo dorare. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, mettiamo i gamberi tagliati a pezzetti e li facciamo cuocere per meno di 1 minuto a fiamma alta. Perfetto, li possiamo già togliere, lo facciamo con una schiumarola in maniera tale che possiamo far sgocciolare il fondo di cottura e li mettiamo da parte in una ciotolina. Bene, a questo punto mettiamo le zucchine tagliate piccole piccole e le facciamo cuocere finché saranno belle dorate. A questo punto tolgo l'aglio, metto un pizzico di sale, mescolo, metto le trofie e subito dopo aver mescolato velocemente aggiungo un paio di mestoli di bisque bollente. Perfetto, ora a fiamma alta, mescolando frequentemente, faccio cuocere le trofie. Perfetto, a fine cottura aggiungiamo lo zafferano, mescoliamo la fiamma. Aggiungiamo qualche foglia di basilico spezzettata a mano così per non farlo ossidare. Mettiamo i gamberi. Mescoliamo bene. E a questo punto non mi resta che assaggiare con voi direttamente da qui, come al solito. Favolosa, fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito.